Partiranno prevalentemente in presenza, ma se il Covid lo imporrà si tornerà alla didattica a distanza. L'Università di Cagliari ha studiato 3 scenari per il nuovo anno accademico in base alla gravità del contagio. Siamo pronti a tutto grazie ai 4 milioni di investimenti effettuati finora, assicura il rettore Francesco Mola. I corsi di laurea a disposizione dei nuovi iscritti saranno più di 80, tra le novità la triennale in informatica applicata, la magistrale in innovazione sociale e il ritorno di igiene dentale, mentre il corso in assistenza sanitaria passerà da 30 a 70 iscritti. Confermato l'impegno per l'internazionalizzazione e quello per l'accompagnamento degli studenti a partire dalle matricole, che potranno contare sull'aiuto dei buddy, studenti anziani appositamente formati. Non vogliamo lasciare indietro nessuno, spiega Mola, che chiederà a tutte le facoltà di organizzare seminari dedicati al piano nazionale di ripresa. Non è pensabile che giovani che si troveranno fra 3 anni, fra 4 anni nel mondo del lavoro, di fatto non sappiano che oggigiorno si sta parlando di loro. Ed è giusto che noi li accompagniamo da subito. Vogliamo laureati bravi, ma anche consapevoli, pronti alle sfide. Perché adesso noi stiamo decidendo per loro.